c'era una quarta storia che doveva stare dentro a questo film e che poi alla fine non è stata esclusa, che era in realtà l'anello di congiunzione tra il mio film precedente, Le Ferie di Riku, e questo. Le Ferie di Riku, in brevissimo, raccontava la storia di un ragazzo bengalese che sta in Italia da 7 anni, quindi di tradizione bengalese, musulmano, che ha una gran voglia di integrarsi, di bruciare anche un po' le tappe della sua occidentalizzazione, o per la verità romanizzazione, quindi sciarpa della Roma, taglio di capelli di un certo tipo, linguaggio italiano un po' precario ma già romanesco, no? E d'altra parte però un grande rispetto della propria religione, tradizione, di quello che gli dicono i propri genitori quando li chiama al call center, eccetera. A un certo punto questo personaggio che io stavo documentando, pensando di fare un film sul mondo del lavoro, perché lavorava, faceva due lavori, 12 ore al giorno per arrivare a stento alla fine del mese, eccetera, viene raggiunto da una busta che gli arriva dai suoi genitori in Bangladesh, e dentro questa busta ci sono 3 piccole foto che raffigurano una ragazza di 18 anni che la sua famiglia ha scelto per lui come sposa, e lui che sa che non potrà in qualche modo né conoscere questa ragazza, decide di accettare, con mia grande sorpresa, va in Bangladesh e con un incasinatissimo negoziato tra le due famiglie riesce a sposare con un matrimonio combinato questa ragazza. Siamo ripartiti da lì, in pratica, no? Siccome il pubblico che io ho incontrato facendo il tour delle Ferie di Riku, in qualche modo è come se mi dicesse continuamente: ok, quella storia è una storia lontana da noi, no? È un tipo di affettività esotica che non c'entra con noi. Noi in Italia in realtà siamo liberi di sceglierci, no? Non esistono queste cose. Allora siamo partiti dalla storia di una donna napoletana, Santina, che alla fine degli anni 40, primi anni 50, si era sposata con un matrimonio combinato, cioè aveva sposato un signore napoletano che non conosceva, che aveva scelto la sua famiglia e con cui aveva vissuto tutta la vita. Mentre la storia di Riku e Fenzi partiva dall'inizio, dal germogliare di questa coppia, nel caso di Santina si partiva dalla fine, lei era già vedova e ci raccontava a ritroso la sua storia. Beh, la sua storia, i contenuti, anche un po' le perversioni di quella storia, la gelosia estrema, cioè, erano esattamente identiche, e quindi mi sembrava proprio il modo giusto, no, di mettere in relazione i due film, di far cominciare i Vedam. Purtroppo questa signora è morta, aveva più di 80 anni, è morta prematuramente e improvvisamente, quindi non siamo più riusciti ad averla nel nostro film. Ci abbiamo fatto un piccolo cortometraggio che abbiamo inserito nel DVD, però non poteva più essere nel film, e quindi da quel momento io ho sentito fortissima l'esigenza di avere, mancandomi un personaggio progenitore, diciamo, degli altri, avevo bisogno di collocare queste 3 storie all'interno di un orizzonte comune, no? E lì mi è sembrato che l'orizzonte comune, non potendo essere reale, cioè non potendo essere Santina, allora poteva essere un grande archetipo, no, della nostra cultura, che era quello di Eva e Adamo, no, dell'Eden, rivissuto però in una chiave completamente laicizzata, no? Cioè come un grande mito di cui tutti noi abbiamo bisogno in qualche modo, no? Almeno in Occidente, almeno in Italia, per poterci pensare all'interno di una vita di coppia, no? Cioè, io ho viaggiato un po' e mi sembra che si possa relativizzare tantissimo, no? La percezione dell'idea romantica dell'amore, no? Cioè l'idea romantica dell'amore che abbiamo noi in Italia non c'entra con l'idea dell'amore che hanno i vietnamiti o gli africani, no? Per noi è necessario concepire la vita di una coppia come qualcosa di assoluto, no? Che si configura all'interno dell'orizzonte della felicità, dell'Eden, no? E siccome questo mi pare impossibile, allora poi ne viene una cacciata dall'Eden, ne viene una vita che è fatta di compromessi, che è fatta di cose che c'entrano con quell'aspirazione, ma c'entrano con altre cose anche, con dei bisogni, con delle... a volte sono materiali, a volte sono perdite che abbiamo avuto nella nostra vita e risarcimenti che chiediamo alle altre persone, eccetera, eccetera.
E quindi a quel punto abbiamo deciso di fare dei quadri che fossero fatti apposta per il film e che c'entrassero con l'iconografia di questa lunga tradizione, no, di Eva e Adamo, anzi di Adamo ed Eva. E quindi abbiamo un po' attinto, soprattutto a Bosch, un po' a Masaccio. Però cercando, come dire, di dare anche tutta la stratificazione temporale che c'era tra noi che facevamo il film nel 2009 e quei quadri, no? Quindi cercando di avere una rilettura che fosse anche un po' pop, no? Di quell'iconografia.